Uno, due, no! Sono rimasto senza fiato. Che match, ragazzi, che match! Che match! Running Bulldog! Sì! Roxxon deve chiudere! Roxxon deve chiudere! Ma Zix, Jawbreaker! E attenzione! Frankensteiner! Lo tiene lì! Uno, due, no! Anche Zix, però, vicinissimo! A trionfo, ma che match a 5 stelle qui al pre-show, ed è soltanto un pre-show questo. Pensate agli altri confronti, ragazzi, pensate agli altri confronti. Six più blocco al piede di Roxxon, one leg Boston Crab, ma ci sono le corde, c'è un break, deve lasciare, deve mollare la presa. Six, match pazzesco tra questi due, cioè se Six dovesse comunque perdere, l'ha fatto comunque, ma l'avrebbe fatto in maniera onorevole. Assolutamente Six ha, magari è iniziato male il match, però poi si è rifatto da quella spigliare in poi. E attenzione, cosa vuol fare Six? Un superback suplex da lì! Il match è chiuso, il match è chiuso, Six deve chiudere, deve essere veloce, deve essere veloce! Bang helicopter! Bang helicopter! Sì, 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 Six! Ma che fai? Lo vuoi sottomettere! Ma non è una buona strategia, Six, però le corde sono lontane. Roxxon sta per cedere, non ci credo. Clava il claccio, o pangiava il claccio, ma no, siede elettrico. E quello chiude. Qui Roxxon potrebbe chiudere Six, che però sta mettendo a segno ottime manovre. Attenzione ancora qui. Match adesso prende un attimo di fiato, ma che match pazzesco. La cosa buona è che Roxxon non sangra, però ha incassato troppe manovre. Attenzione, si incassa anche questo super back suplex, è finita. Attenzione, di nuovo, di nuovo, di nuovo, di nuovo! Once more! E stavolta Roxxon si è rotto le taniche, però. Stavolta Roxxon si è rotto le taniche. Oh mio Dio! Aia, che brutto volo per Six. Qua, se Six viene ripreso e buttato sul ring, è finita. Six non c'è più qua, ha fatto un volo tremendo. Attenzione, perché Six è di buttare Roxxon dritto sul ring. Una gomitata, attenzione, devastante qua sul ring. Attenzione, Six qua sbaglia tutto e va ancora. Siamo a 5. Attenzione che Roxxon così però non vince il match, cioè lo vince soltanto per conteggio fuori e non basta. Adesso infatti qui Roxxon butta il centro del ring, deve schienarlo, deve schienarlo. Roxxon è pronto per la stunner, no! Va a modo Six Explosion, Roxxon va ancora a segno. Ma che match anche questo, un quarto d'ora, match pazzesco questo Royal Rumble pre-show. E attenzione, contro le transegne, contro la balaustra, viene lanciato. Attenzione perché qui Roxxon vuole chiudere il match un'altra volta con la standard. Oh mio Dio, lì no. Oh mio Dio, no. Una testata. Roxxon, non ti inventare niente, che tu il match per conteggio fuori, se lo vinci non hai la cintura, però. Siamo a 5, attenzione. Roxxon rientra, ma rientra anche Six. Prova a 6. Siamo a 7, attenzione. Siamo a 7. No. Che fa Roxxon qui? 8. Siamo a 2, scusate, riniziamo il conteggio, giustamente. Però attenzione perché qui Roxxon sta sprecando troppo tempo. Ma Six, dopo quella botta contro i grilloni, oh! Back body drop tremendo. Tremendo, Six rimane lì a terra, ma fa ripartire il conteggio qua. Attenzione, secondo me chi rientra nel ring vince il match. Six lo riporta sul ring, attenzione, deve chiuderlo, è lo special, lo deve chiudere, è il momento di Six, ma gli dà troppo tempo e spazio qua Six. Attenzione qui, oh. Che match, ragazzi, assurdo. E spero che Roxxon non tenti la standard, una spiera come ha fatto Six. Però che Roxxon qui si è stufato.
siamo a 5 e poi Sexa mi sembra davvero ridotto malatissimo, scusate. E attenzione, la crega di Sexa, clamoroso, se lo riporta sul ring può vincere. Six può vincere con il suo backbreaker in salto, ma non lo schiena, non entra nel ring. Il match si sta svolgendo prettamente fuori. Sì, dopo le manovre migliori abbiamo avuto un po' di manovre in sequenza nel ring, ma poi insomma niente più. E adesso è Roxanne qui, deve chiudere il match, deve salire sul ring e lo deve schienare, e lo deve schienare, cosa che non fa. Entra adesso Roxanne, vediamo chi ha la prossima mossa vincente. Roxanne qui, niente da fare, Six alle spalle, lo fa correre, attenzione, Six qui, per quale troppo, fallo chiudere, se Roxanne lo deve chiudere, no, lo deve chiudere, ma no, un'altra volta all'esterno del ring, cioè gli ha spezzato la schiena qua. Attenzione che c'è il tavolo dei commentatori e c'è anche lì la transenna, come prima ha fatto Six. Match dura da una ventina di minuti, match pazzesco per il titolo WLF Six detentore da ormai 3 mesi e mezzo contro Roxanne. Attenzione qui Roxanne, no, siamo a 4, attenzione, siamo a 5, i due rientrano nel ring, almeno così vorrebbero fare. Six è lento, Six è lento, Roxanne approfitta. E attenzione, pari su palle di Sexo, Sexo, ma che ha fatto Sexo, attenzione qui, Roxanne lo prende, Spinebuster, abbiamo un nuovo campione da WLF, stavolta è finita, 1, 2 e 3, Roxanne è il nostro nuovo WLF champion. Che match, complimenti comunque anche a Six, un match pazzesco, ma abbiamo un nuovo campione WLF ed il suo nome è Roxanne. Beh, ha lottato molto, ha sudato in questi mesi e alla fine c'è riuscito a vincere il titolo di campione del mondo WLF, titolo minore ovviamente, però è sempre importante per cominciare. Eh già, vediamo i momenti salienti, la Spinebuster che ha risolto il match, ma che grande incontro, eccolo qui Roxanne. L'aveva detto, è soltanto grazie all'interferenza di Mr. P che ha vinto, però onore anche al merito a Six. Ora passiamo al secondo match in questo pre-show, davvero molto emozionante. Di wrestling porterà eleganza all'interno del ring quest'uomo, eppure però nel ring ci sa fare, per non dire la verità, è uno probabilmente dei propri candidati a, non dico a vincere King of the Ring, ma comunque a fare un'ottima gara, un'ottima competizione all'interno di esso. Inoltre in questa battaglia 6 è uno dei papabili, diciamo la verità, insieme a Ryan Murphy. Non credo che Leonard, Gregory Fletcher o Paul Jason possano farcela.
Probabilmente vedrei meglio Ryan Murphy, Chris Anthony e Cobain. I tre il, diciamo la verità. Staremo a vedere in questo match valevole con Pin e Give Up. Il motociclista, il più grande amico di Leonard e viceversa, nonché fratello del compianto John, scomparso 3 anni fa ormai. Ci ricorderemo a lungo di lui, ma ovviamente Paul Jackson vuole dimostrare di essere ancora migliore del fratello, e quest'oggi deve assolutamente provarlo. Deve dimostrare di poter essere uno dei possibili number one contenders al titolo, al nuovo titolo WF di Rockstone. Eh sì, ora che Six probabilmente non avrà rivincite, visto che insomma dovrebbe andarsene, dovrebbe avere una pausa visti i problemi con la madre. Speriamo che li risolva. Ecco qui Paul Jackson intanto. È il suo secondo match, peraltro, nel primo ha battuto Ryan Murphy. Gavin Fletcher, molto tifato, molto amato, un giocherellone lui, però sul ring ci sa fare, guardate qui che acrobazie. Mamma mia ragazzi, è davvero esaltato quest'oggi Gregory Fletcher. Questo ragazzo ha delle potenzialità fuori dalla norma, però insomma deve metterle in mostra, e anche per lui quest'oggi si tratta della prova del 9, perché se vince allora è possibile possa diventare uno dei prossimi number one contenders, ma se perde ancora allora il suo futuro in WWF lo vedo molto nefasto. Sì, magari a differenza di come Chris Anthony, sono il Gregory Fletcher che è nuovo, Chris Anthony che già si è fermato, ha fermato nello show di Rising Sun, a differenza di Paul Jackson che ha ottenuto grandi importanti vittorie ultimamente. Poi a differenza di Cobain, mi sembra chiaro che Leonard è un po' l'anello debole e deve dimostrare che insomma lui è a livello degli altri, se non di più. Ed ecco qui Ryan Murphy, l'ultimo ingresso nel team degli Universal Disasters, l'ultimo arrivo, l'ultimo componente, l'irlandese. Eccolo qui, Ryan Murphy, questo beve sempre ed è fortissimo ragazzi. Nel match di coppia che anticipava appunto questa edizione della Royal Rumble, abbiamo saputo come insomma Stephendro e Murphy si veramente si stimino a vicenda, e Ryan Murphy insomma ha battuto insieme a Stephendro, hanno battuto sia Victor Orton che Mancho, una vittoria impressionante. Ora però manca l'ingresso del sesto candidato, ovvero Chris Anthony. Eccolo qui Chris Anthony, campione europeo ormai da parecchio tempo. È un Chris Anthony che vuole dimostrare a tutti i costi di non essersi perso. Ha fallito la grande opportunità contro FMO, un FMO che diciamo la verità ormai sembra imbattibile, ed è uno dei predestinati in questa Royal Rumble. Eh già. Però attenzione, perché The Apocalypse e Bernie torneranno alla Rumble, perciò ragazzi anche loro sono importantissimi nomi.